tempo che dedichiamo alla spesa, agli acquisti, è davvero impressionante. Che dobbiamo o vogliamo dedicare? Io voglio scegliere il meglio tra tanto. E devo ammettere che qui posso trovare tutto. E risparmiare anche tempo. O essere libera di godermelo. Se penso alla grande, vado sicura e carica di qualità. E qui il tanto non costa tanto. Iper la grande I. Quando parliamo di pasta fresca pensiamo subito tortellini, cappelletti, tagliatelle, quindi i prodotti della tradizione, i prodotti del nostro territorio, prodotti che si ottengono con pochissimi elementi, farina e uova. Oggi sono qua con Adriana Greco, spoglina, e su questa sua capacità, questo lavoro che ha imparato, si è creata poi una propria attività. Sì, è vero. Ho voluto fare questo passo, ho aperto un piccolo laboratorio, diciamo. E quindi prepari paste fresche, sì, di tutti i tipi? Sì, tutti i tipi. L'elemento fondamentale che unisce tutte le varie paste, da quelle bianche a quelle colorate, a quelle con l'uovo, senza uovo, è sicuramente la farina. La farina. Un elemento fondamentale. Che cosa cerchi all'interno di una farina per ottenere una pasta che abbia delle caratteristiche di qualità? Beh, appunto cerco una farina che abbia le qualità che mi diano il risultato che voglio ottenere io. Quindi una farina che lavorandola non formi dei grumi. Diciamo così, anche una facilità nel momento in cui si va a lavorare, si tira. Esatto. Tu lavori al mattarello, a macchina? Al mattarello. Quindi tutta al mattarello? Non tutta, però per la una buona parte. Sì. Diciamo che è fondamentale nel momento in cui si lavora a mano avere un impasto che abbia quell'elasticità da tirarla sottile, ma nello stesso tempo poi quando la andiamo a mangiare non abbiamo un prodotto elastico, ma un prodotto che in bocca tende quasi a cedere, no? E quindi sì, abbiamo un incontro di gusti. Noi oggi prepariamo un piatto un po' particolare, sì. Raccontami un po'. Allora, oggi abbiamo voluto unire, diciamo, a queste farine il cacao. Allora, mi spieghi un attimo com'è questa ricetta? Allora, proviamo a fare un tortello al cioccolato, quindi abbiamo messo un po' di farina speciale per sfoglie e un cucchiaio di cacao amaro. Quindi una pasta al cacao. Esatto. Uova sempre? Sempre l'uovo. Qui ci aggiungi anche un po' di olio, di sale, tu metti niente, o no? No, okay. No, in tutta onestà no. Allora io, però, guardo, ho provato anch'io, perché il cacao cos'ha? Essendo ricco di fibre e anche una parte di grassi, perché c'è la presenza del burro di cacao, non ci metto niente e soprattutto ho visto che assorbe molto, quindi bisogna fare attenzione a non esagerare e quindi non si fa mai il cambio tanto peso di farina, tanto peso di cacao. No. Oppure se a volte si fa molto carico di cacao bisogna mettere molto più uovo perché assorbe molto di più e diventa difficile nel momento in cui si va a lavorare. E fondamentale per questo impasto è il riposo. Esatto. E guarda, qui abbiamo la pasta, ho visto che tu l'hai già preparata, abbiamo una pasta che ha riposato e quindi che profuma, sembra si un sente dolce, tantissimo. Sente tanto perché abbiamo voluto un po' esagerare e quindi questa è la pasta riposata. È fondamentale il riposo, almeno io ho visto che per riuscire a lavorare bene, soprattutto al mattarello e fare meno fatica, è quello di far riposare. La sfoglia deve riposare, esatto. E guarda, la farcia
che abbiamo un attimino concordato è pere, ricotta, gorgonzola, parmigiano. Esatto, esatto. Le pere intanto, se permetti, le salto con un po' di burro appena, in modo che gli faccio perdere quella parte di acqua che possono avere, che poi andrà all'interno della farcia. Ecco qua. Saltiamo le pere con appena una punta di burro. Intanto preparo la ricotta, che è la base del nostro ripieno. Intanto tiro la sfoglia. Tu intanto prepari la pasta, giustamente, il gorgonzola, perché qui è stato un po' gorgonzola, pere, no? Un mix. Beh, un bel abbinamento. Accostamento. Un po' di pepe nelle pere mentre saltano. E dei formaggi, anche un po' di parmigiano. Ecco qua. Mentre tu prepari la pasta, quindi la pasta dovrà essere abbastanza sottile in questo caso, esatto, perché poi va doppiata, cioè va chiusa, sì, sì, quindi qui l'elemento è importante. Ecco qua. Faccio riposare 2 minuti le pere che si raffreddano per completare la farcia. Ecco qua, questa è la farcia. Abbiamo aggiunto le pere raffreddate, okay, aggiustato di sale e pepe. Naturalmente se si vuole più carico invece del parmigiano si potrebbe mettere del pecorino. E io lavoro con l'aiuto di un sac à poche, che ormai è diventato uno strumento fondamentale. Esatto, senza sac à poche esatto, non si può più fare niente. La mia nonna e la mia mamma fanno col cucchiaio. Col cucchiaio, vero? Si usava una volta. E sono velocissime però, che se gli dai in mano un sac à poche non riescono. Ecco, quella lo eliminiamo perché che non finisca all'interno di un tortello. Ok, e facciamo dei piccoli mucchiettini al centro. Al centro, senza esagerare perché poi altrimenti fuoriesce nella chiusura. Sì. Hai notato se questa pasta chiude bene o abbiamo allora, bisogno di inumidirla? Ecco, normalmente dovrebbe chiudere, dovrebbe chiudersi, però a volte capita che mo per il tempo, mo per sicuramente anch'io ho notato quando siamo in un ambiente dove è molto asciutto. Esatto. La pasta mentre la tiri si secca già immediatamente. Si secca. Fortunatamente. Aspetta che facciamo vedere bene, quindi lo chiudi a metà. Esatto. E fai il triangolo. A triangolo. Poi lo avvolgiamo questo sotto sul dito. Esatto. E lo metti in piedi. Esatto. Come se fosse quasi un tortellino a rovescio. Esatto. Seduto. Allora, facciamo un tortellino seduto. Quindi così, sotto, attorno al dito, wow, e lo metti in piedi. E come li chiami tu questi? Ma io li chiamo anche tiara. Beh, perché richiamo un po' il cappello del papa. Io invece quando a volte li faccio a mo' di cappellaccio faccio magari questo e vedi, gli do sempre il giro e lo tengo sopra. Perché a poi, sai, la pasta, se noi classico, diciamo tortellino, deve essere quello classico, se invece ecco, facciamo il formato di pasta, e questo è il classico, è invece cappelletto. Esatto. Quindi abbiamo un mondo, potremmo fare con ci sono farina e uova. E si possiamo fa il mondo. Il mondo, perché possiamo, cambiando appena un po' la forma, aggiungendo una polvere, diciamo, come il cacao, che si può giocare. Guarda Adriana, nel frattempo che tu completi, io vado in cottura con quelli che abbiamo già preparato. Se me li passi, certamente, ho acqua abbondante in ebollizione. Ma tu quanti ne dai a porzione di questi bei... A me piace che la gente mangi, quindi... Minimo 12. Minimo 12, direi che è una bella porzione. Mi piace ingrassarli. Li trattiamo bene, è una dimostrazione. Io dico sempre che il cibo è dimostrazione di affetto. Esatto. Io faccio come condimento un po' di burro fuso, metto un po' di vaniglia, ecco qua, tagliamo qualche bacellino, quindi la vado a incidere,
e parmigiano, che dici? Sì. Vediamo poi. Questi hanno qualche minuto in più rispetto alla pasta fresca di condimento. Un pelino, perché essendoci qui la chiusura, dobbiamo rimane. Cuocere. Mm. E poi ho notato che la pasta con il cacao mantiene di più il dente, diciamo, non quel punto più al dente. Guarda, così faccio profumare col burro. Un minuto. Hanno una buona elasticità, quindi diciamo che sì, tendono proprio a mantenere anche la forma. Allora, questo lo mettiamo quando ecco saltiamo. Qua. Perfetto. Finiti. Ok. Io li vado a saltare. Sono delicati, quindi nella padella calda basta un salto. Sì. E un po' di acqua di cottura e una briciola di parmigiano. Voilà. Che profumo. Peccato che non lo possono sentire. Voilà. Sì, impiattiamo. Facciamo proprio, visto che sono stati fatti con tanta cura e attenzione, li rimettiamo in piedi. Potremmo fare un bellissimo piatto gourmet con 5. Poi per gli ospiti gli diamo, questi li facciamo fotografare, no? Poi quelli veri da mangiare gliene diamo 12. Ecco qua. Io metterei una spolverata di parmigiano e proprio come ricordo nella fotografia possiamo aggiungere anche il nostro baccello di vaniglia, visto che è un prodotto prezioso. Io direi che Adriana questi tiare al cacao con gorgonzola e pere possono essere proprio un gran bel piatto. Bene. Complimenti. Grazie. Complimenti a te e anche per la tua tenacia, perché le spolline hanno proprio un grande futuro. Perché la pasta Fumaiolo è così fresca? Perché utilizziamo solo ingredienti naturali 100% italiani e la conserviamo proprio come faresti tu, solo grazie al freddo. Così è sempre pronta nel tuo congelatore. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca Fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, la pasta fresca più fresca. Prova anche gnocchi, tortelletti e tanti altri formati. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.